Cristiano Malgioglio contro Jeremias, mi ha dato del bugiardo ma a lui non è nessuno, è il nulla. Il Grande Fratello VIP è iniziato appena da un paio di settimane, domani sera, 25 settembre andrà in onda la terza puntata serale, ma le fratture tra gli inquilini della casa sono già evidenti. Lo dimostra il rapporto sempre più difficile tra Cristiano Malgioglio e Jeremias Rodriguez. Tra il paroliere e il fratello di Belen è ormai guerra aperta, come dimostrano i fatti delle ultime ore. Lo sfogo di Malgioglio contro Jeremias. Tutto è nato dalla cena che ha riunito venerdì sera tutti i concorrenti, in cui Rodriguez ha accusato Malgioglio di non essere una persona sincera, sei un bugiardo, non ci ha mai raccontato una verità. Cristiano non apprezza inoltre che Jeremias si diverta spesso a fare scherzi e pernacchie ai compagni d'avventura, come ha commentato all'indomani della serata. Mi ha dato del bugiardo. Lui non è nessuno, è il vuoto e deve stare nella casa del GF VIP. Come si permette di farmi i versi alle spalle? Chi si crede di essere? Basta giustificare certi comportamenti con l'età. Mica perché hai 25 anni puoi fare quello che vuoi. Malgioglio attacca i ragazzi di Tristopoli. Stamattina, Malgioglio si è poi sfogato in una lunga lamentela con Daniele Bossari, Aida Espica e Serena Grandi, video. Il paroliere profondamente contrariato per il baccano fatto dai ragazzi di Tristopoli durante la notte dimostra sempre maggiore insofferenza nei confronti di alcuni dei più giovani abitanti della casa. Non ho dormito tutta la notte. Non riesco a dormire. Spero di non dover curare dei problemi di sonno uscito da qui. Ma il vero problema è l'educazione, la mancanza di rispetto. Non li conosco, non c'entrano nulla con me. Io provengo da un'altra educazione. Non sono bambini, hanno 25 anni. Anche Ignazio è giovane, ma non si comporta così. Non danno il buon esempio a chi ci guarda. Se fossi l'autore del programma, gli toglierei le coperte. Jeremias in lite anche con Simone Izzo. Dopo la cena di venerdì, Jeremias ha litigato pesantemente anche con Simone Izzo. Il fratello di Belen e Cecilia non ha apprezzato una severa ramanzina da parte della regista e attrice, tanto da attaccarla duramente, con i tuoi consigli mi ci pulisco il cu, a me non mi comanda nessuno. Dal momento che tocchi noi, io ti salto addosso. Successivamente Rodriguez ha chiesto scusa a Simona per i toni e la Izzo l'ha perdonato. Non è difficile credere che queste tensioni saranno il piatto forte della puntata serale di lunedì, in vista delle nuove nomination.